Menu Più, il podcast per vivere la menopausa con meno pensieri e più salute. Per cui quella cosa faticosissima da fare, la ginnastica, il movimento, è fondamentale. Fondamentale come sempre. Per qualsiasi patologia, non deve mai mancare. Sì. Infatti ormai i pazienti quasi si mettono a ridere quando dice deve fare movimento. Come devo fare movimento? Soprattutto perché poi la cosa più brutta nelle pazienti a cui viene diagnosticata l'osteoporosi è che poi hanno paura di fare qualsiasi cosa, dall'uscire di casa a fare attività fisica, e quindi limitano la loro vita per paura. Invece l'attività fisica, ovviamente dipendente dal proprio stato osseo, insomma, se una paziente ha una grave osteoporosi le consiglio di non andare a sciare o di non andare a pattinare sul ghiaccio, ma un corso di Pilates è perfetto anche quando si ha un'osteoporosi grave. Basta farlo in un centro adeguato e spiegando all'istruttore, all'allenatore cosa si deve fare.